quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ed ecco gli ingredienti per la nostra torta soffice allo yogurt. 4 uova, possibilmente bio, 250 grammi di yogurt. Io ho preso il dolce, il classico all'albicocca, buonissimo, ci sta bene anche al limone o alla pesca. La scorza di un limone biologico. 120 grammi di olio di semi, il mio è di olio di semi di girasole, ma va bene anche di arachidi. 200 g di zucchero semolato, 200 g di farina 00, 100 g di fecola di patate, una presa di sale, una bustina di lievito per dolci. Iniziamo subito. In una bowl versiamo lo zucchero e uniamo le 4 uova. E montiamo le uova con lo zucchero per almeno 10 minuti. Quando saranno così belle chiare e spumose, aggiungiamo lo yogurt. Un po'. Quindi grattugiamo la scorza di un limone biologico ben lavato, stando attenti a grattugiare solo la parte gialla, e diamo una mescolatina. Adesso incorporiamo tutto il nostro olio e misceliamo ulteriormente. Pochi secondi, giusto il tempo di far incorporare il tutto. Incorporiamo quindi la presa di sale, prendiamo il lievito e versiamolo, io lo verso nella fecola di patate, miscelo bene, quindi a poco metto un cucchiaio di fecola, due di farina, faccio incorporare le polveri piano piano. Non appena le cucchiaiate sono state incorporate, ne aggiungo altre tre, sempre due di farina e una di fecola a cui avevo addizionato il lievito, e incorporo. Siamo pronti per mettere in teglia. Userò una tortiera da 21 cm che foderò in maniera differente dal solito. Prendo della carta forno, la accartoccio e la metto sotto l'acqua corrente. La strizzo ben bene, allargo e fodero così, facendo in modo che la carta forno sia tutta in un unico pezzo, quindi che crei proprio delle pieghe qui sui bordi. Con le forbici poi ritaglio l'eccesso che sborda. E adesso verso tutto il mio composto. Io ho scelto una teglia da 21 cm perché voglio una torta alta, più piccola ma alta. Se voi invece volete farla cuocere in meno tempo, quindi preferite una torta un po' più bassina, potete arrivare fino a una tortiera da 24 cm. E adesso in forno combinato a 180 gradi per circa 40-50 minuti. Fate sempre la prova a stecchino perché ogni forno è a sé. Io la metterò nella parte medio-bassa del forno, vi dicevo, con modalità combinata, quindi ventilata e elettrica. Se voi usate il forno elettrico, mettete a 185 gradi, aumentate un poco i tempi di cottura. Se usate solo il ventilato, invece, mantenete gli stessi tempi di cottura e la stessa temperatura. In forno.
Ed eccola qui la nostra tortina bella e pronta. Adesso l'ho fatta raffreddare un attimo, togliamola dalla teglia e posizioniamola con tutta la carta su un piatto da portata. Voilà, guardate che bellina! Una spolverata di zucchero a velo, pochino pochino, eh? Una scorzetta di limone e buon appetito. Ora ve ne taglio una fetta, subito dopo le foto. Guardate che meraviglia, soffice, soffice.